E bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro AleBeni86. Oggi è lunedì 4 luglio, buon inizio di settimana a tutti. Siamo sempre su eFootball, quindi skippiamo ma andiamo avanti. Come sempre ragazzuoli, io saluto i soci con cui collaboro per quanto riguarda le due community. La prima di eFootball Fan Club Italia, Angelo Bove, Marco Orcani, Luigi Guazzieri, Andrea Angirillo e Demis Boscherini. E l'altra community dove collaboro solo con Angelo e Demis è UFL Italia by Regium eSport, dove vi invito ad iscrivervi. Allora, cosa ci ha dato oggi Konami lunedì? Qualcosina ho visto sulla community, sul gruppo Facebook, dove vabbè, riscattiamo i 200 punti football e le 10 monete. Andiamo a prendercene la posta. Contrassegniamo tutto come letto e riscattiamo. Ok, cosa stavo dicendo? Niente, qualcosina ho visto che hanno messo la gente del Real Madrid, a me non interessa niente. Ho visto dal buon Alessandro Gamer, canale YouTube, ragazzuoli iscrivetevi anche da lui che porta i football, ne ha la frutta anche lui, non ne può più, siamo io in via per fare un esaurimento nervoso con sto cazzo di script. E grazie a lui, ieri sera, che era la scadenza della sfida dell'evento, il Championship Open, siamo riusciti a concluderlo perché io manco lo sapevo che era l'ultimo giorno per portare a termine l'evento. Meno male che ho visto il suo video. Allora, cosa ci rimane da fare, ragazzuoli? Il campionato di football. Anzi, prima di tutto, cosa voglio fare? Andarmi a maxare al massimo il pupillo che ho preso sotto consiglio dal buon Alessio Monreale, ovvero Pedri. Quindi facciamo la mia squadra. Giocatori. Sta Pedrito, eccolo qua, 38, mancano ancora 3 livelli. Opzione, aumenta di livello, 39, 40, 1 da 4000, vediamo con 3000 invece se ci arrivo lo stesso. Sì, con 3000 ci arrivavo lo stesso, mi sono risparmiato 1000 punti esperienza. Avvia l'allenamento e adesso andiamo a vedere quanti punti esperienza. Arriva 90. Andiamo a vedere quanti punti esperienza mi dà. Ah, solo 6. Questo no, perché è già 97. Statistiche. Ok, punti progresso. Dove glieli andiamo a dare? Allora, quei 7 qua della difesa non posso più toglierli, giustamente. Contatto fisico glielo aumentiamo. No, no, vaffanculo, non gli aumento niente. Glieli do nella velocità o nel controllo palla. Glieli diamo qua. Uno qui. Nel passaggio è a fuoco, non glielo posso dare nel tiro. Ma sì, non ci arrivo. Diamoglielo un po' di contatto fisico che è fatto di marzapane. Ok, arriva a 91 e lo lasciamo così. È diventato un bel giocatorino, maxato al massimo. Poi si muove bene, buggato. Quindi, tagate, usa i punti. Pedrito, maxato al massimo. Centrocampista, regista creativo, 91 in campo col bonus. Dovrebbe arrivare buono 94 adesso. Andiamo a vedere in campo quanto me lo dà, Pedrito. Andiamo a vedere. Allora, ho cambiato due cose. Ho abbassato tutta la squadra. Ho avvicinato Pogba a Casemiro. Ho messo Pedri, trequartista al posto di Dybala e ho arretrato un po' loro. E ho stretto Neymar e Salah perché secondo me mi erano troppo larghi. Io non gioco sulle vie laterali da andare sul fondo, metterle in mezzo. Io fraseggio in mezzo al campo. Ok, Pedrito 94. Quindi lasciamo tutta la squadra così e ributtiamoci nella modalità che abbiamo, ovvero il campionato di football. Mi mancano due partite, devo fare 6 punti, ma neanche ammazzato per andare in D3. Rimaniamo in D4, se non retrocediamo in D5. Io ce la metto tutta, ragazzuoli. Tanto, fatta la presa di coscienza, o
Cioè, fatta la presa di coscienza che è pilotato da sto cazzo di script, allora, o lo si gioca e si cerca di migliorare e si cerca di aggirare sto cazzo di script, o sto gioco è da abbandonare. Due sono le cose, non ce n'è mezze misure. Allora, o uno persevera e cerca di migliorarsi per aggirare lo script, o se no è da abbandonare. Perché già 2 volte che ci provo e all'ultima partita hanno i miei handicappati, mongoloidi, pali su pali. Sto registrando anche dei 30 secondi di video di tutti i momenti di script, poi farò una script compilation, ma ragazzi miei, è comica. Allora, 8 partite, siamo a 10 punti, per la promozione ne servono altri 6, quindi due vittorie matematiche, possiamo salvarci con una vittoria, l'ultima magari me la fa perdere perché non riesco ad aggirare ancora lo script in quarta divisione, che per me è scriptatissima confronto alla stagione 1, eh. La stagione 2 a livelli allucinanti. Il cazzo si sono alzati. Il cazzo si è alzato il livello dei player. Si è alzato il livello dello script. Cazzi, non ce n'è. Allora, oh ragazzuoli, nel frattempo, mia, ma che cazzo avete visto? Ma in quanti cazzo vi state iscrivendo? Ma io ci sono rimasto. Tanti, oh grazie ragazzuoli. Se vi fa piacere, iscrivetevi se siete nuovi. Attivate la campanella così. Ci facciamo un po' di sclero assieme, non mi lasciate da solo. Catroia. Allora, avversario trovato, procedi, vediamo chi mi becca. Dobbiamo vincerle tutte e due, ma neanche. Allora, quarta. Vedi, a me questi mi spaventano, non quelli in terza e in seconda. Perché quelli in seconda divisione avrebbero lo script contro di me per andare in prima, magari. Sti qua, di pari divisione, è lì che mi brucia il culo a me. Tanto andiamo a vedere come cazzo stanno piazzati. Allora, bianca e nera, rossa e nera va benissimo. Poi, schema. Allora, Lewandowski normale, Pedri normale, vediamo qua. Allora, Dybala è su. Allora, quando Dybala su, cosa faccio, ragazzuoli? Tolgo Pogba, metto Dybala, e Dybala me lo metto trequartista. E Pedri va a fare il ruolo naturale, ovvero il centrocampista. Poi, Romario è su. Romario è su, non so se metterlo dal primo minuto al posto di Lewandowski. Vabbè, vediamo come gira la squadra, se no poi metto Romario. Anzi, sai che io dico, vaffanculo, lo metto subito. È in forma. Andiamo a vedere lui come è piazzato. Ok, sulla carta siamo più forti noi, ma non significa un cazzo. Non significa un emerito cazzo, quindi andiamo al match. Speriamo bene. Ma non ho paura di perderle tutte e due, e retrocedere. Però è la paura di non raggiungere la terza divisione, quello è l'obiettivo. Una vinta e una persa. O anche pareggiata. Perché tanto servono due vittorie. Secondo me andrà così. Non so perché. Io ce la metto tutta. Cercando di cambiare anche metodo, stile. Ecco, già mi ha fatto un passaggio che non sta né in cielo né in terra. Ce la metto tutta, attenzione. Cambiare un po' stile di gioco, magari fare meno il babbasone con le skill. Minchia, parli di skill. Questo è lo skill. Io poi vedi, entro in competizione, come cazzo fai? Ah, non skillargliela. Aia. Cambia il parziale. Me l'ha salvata. Via, via, via sta pa. E gliela lascia lì. Immanuel. Me l'ha inculata, gli è rimasta lì. È bello che l'ho detto, eh. La spazzo, è rimasta lì lo stesso. Attenzione, cambia il parziale 1-0, siamo sotto. Vediamo se riusciamo a usufruire del kick-off. Salah attacca la profondità, attenzione kick-off. Kick-off. Script a favore sul calcio, sul fischio. Kick-off glitch. 1-0, tienilo. Beh, bro, mica cazzo ti skilli. Guarda qua che skill. Che passaggio è Paolo Dybala? Hai la freccia azzurra, porca puttana pure. Sei in formissima. Ecco, rimpallo di merda, gliel'ha lasciata lì.
Oh santo signore. Attenzione, questo rientra alla skill. Sei grande, bro. Ti stimo solo perché skill. Alison dice di no. Quando siamo al tredicesimo del primo tempo. Attenzione. Attenzione. Arriva Van Dijk. Dai, non può rimanergli lì. Ma Dio, 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 Dio. Questo è script. Questo è script. Ce l'ho contro a livelli inimmaginabili, ragazzuoli. Inimmaginabili. Tutto quello che voglio fare non riesco a fare. Bella. La riagganciamo. La riagganciamo subito. Attenzione a Kikot, tacche basse. Questo mi skilla. Attenzione No, a nulla. No, lì però, porca troia, ho sbagliato. No. Parti, Pedri, parti, che sennò non so chi cazzo darla, sono fermi, non riesco a creare le azioni. Vai Paolino che sei azzurro. Che cazzo è questo? Minchia ragazzi, gli volano. Dai, ce la facciamo, non riesco ad uscire. Niente, non riesco ad uscire. Meno male che se l'è mangiato. Non riesco ad uscire perché ci mettono 6 anni a fare quello che voglio. Oh, è così. È così. Qua non c'è CR7, mica attenzione Romario. Vai Salah. Mettila. Qua mi è andata di culo, cioè mi è andata male dopo, cioè mi è andata male prima, ma mi è andata di culo dopo. Poteva entrare subito senza sta pantomima, palo, ribatte addosso. Però non ci lamentiamo ragazzuoli e non ci lamentiamo. Attenzione, contropiede. Sarà lunga. Pjol, t'ho chiamato 6 anni fa, t'ho chiamato. Marcia hai 98 di overall o 68? Vai che Romario è partito. Eh sì, perde il tempo della giocata. No, ha perso il tempo della giocata. Oh cazzo. Pujol. Pujol ai minuti quasi di recupero. C'è da stare non attendi di più. Non c'è da stare attenti di più. Van Dijk. Annullalo, non c'è nessuno. Spazzala via lo stesso, vaffanculo. Attenzione Neymar. Neymar. Neymar passeggia, se ne va, boh, per i cazzi suoi.
Attenzione, minuti di recupero. Via, via, via. Via, via. Ok. Cos'è, fallo o fine primo tempo? Non ci ho capito un fallo. Ah, per me. Vaffanculo su, che è finita. Via, 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 via. Fischia. Ok. Vediamo subito il secondo tempo, vediamo come sta Pogba. Allora, Pogba non c'è, quindi è quello che mi scoppia prima, Pogba, la resistenza. Lasciamo tutta così. Lasciamo tutto così. Kick off. Era per Dybala. Era per Dybala. Sì, Dio. Madonna mia, me l'aveva pure tirata addosso, ma vaffanculo. Cool. 3-3, non riesco a girarlo. Mi impegno, ve lo giuro, io mi impegno. Dybala! Porca puttana, quando è così. Come si fa? Come si fa? Traversa, adesso lui è capace che va in rete. Fuori gioco, porca puttana, gli ho spaccato la porta con Dybala. Perché dovevo andare lì? Non dovevo andare quei 10 centimetri più in bassa e fare un Eurogol. Dovevo andare lì. Attaccala! Porca puttana! Dai, l'intenzione è quella giusta. Non fanno quello che devono fare. Lo mettevo da solo contro il portiere. Neymar. No. Madonna mia, volano i suoi, oh! Bella! Niente, niente, qua non so se ho fatto l'errore, potevo andare avanti, potevo andare avanti, mi sa. Ho detto freccia azzurra, gliela metto a giro, sul secondo palo, l'ha tirata direttamente fuori. Pensa se era freccia giù, pensa se era freccia giù. Dove cazzo la mandava allora? 3-3. Tienilo. Bravo, bravo Marquinhos. S. Dice Oney, dai Oney. Tanto anche il pareggio, l'importante è che non vado in terza divisione, quello è l'obiettivo, per far credere che le divisioni sono più competitive, creare un po' di quella competizione falsa, quella competizione falsa. Parti? Ma perché gliela devi dare addosso, che c'era tutto lo spazio del mondo? Ma chi?
Ma chi Neymar? Ma chi? Tutto lo spazio del mondo deve. Ah, e ho messo passaggio livello 3. Ho detto proviamo ad andare verso più il manual. Né uno né due, alziamo un po' il livello. Che magari ho un po' più potere decisionale. No, niente. Niente. 1, 2, 3 non cambia un cazzo, ragazzuoli. Uno, due, tre, non cambia un cazzo. Vediamo Lewandowski se mi sblocca la partita. Freccia normale. Lewandowski 99. Lewandowski 99 di overall. Vediamo se riesce a sbloccarmi la partita. Alaba è stanco. Anche se ha spirito di gioco 70, contropiede veloce, gli metto Roberto Carlos. Proviamo così. Sì. Speriamo. Subito qua veloce a Pedri. Sei grande, Pedri, attacca la profondità. Sei grande, Pujol. Porca puttana bastarda. Oh. Io ho Lewandowski mi dà Neymar. Ho Lewandowski e mi dà Neymar. Aia, 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 aia. Ne ho già perse 3 di fila al 90esimo così. Ne ho già perse 3 di fila al 90esimo così. Allora, adesso mai più. Di nuovo lì. Eh sì, contropale. Dai, dai, dai. Teniamo bassa, bassa, bassa. Niente, non mi dà gli uomini, non me li dà, non me li dà, non me li dà. Ancora, ah niente, non riesco ad uscire. Porca puttana bastarda, che gioco di merda, ragazzi, allucinante. Non riesco a spazzare niente. Gliela deve far vincere. Via! Niente, lo sapevo, non andavamo in terza divisione. Ha tentato di tutto anche per farmela perdere subito. Cioè, proprio per farmela perdere adesso. Non so se ve ne rendete conto. Chi è esperto di queste cose qua, di sti script, di sto gameplay qua, se ne rende conto subito. Gli altri che hanno il paraocchi e credono che il merito è loro se vincono, ancora no. Ma non è il vostro il merito, ragazzi. Se ce l'avete a favore, vi riescono le cose anche più semplici. Se ce l'avete contro, siete veramente dei fenomeni, riuscite ad aggirarlo e scalate le divisioni, oppure è così. E per la terza volta, allora, la stagione 1 che c'era lo script, ma meno. Livello dello script era più basso. No, ho iniziato le divisioni, le ho scalate tutte fino alla seconda. Poi lì c'era lo script, non avevo le mani per arrivare in prima perché il livello era alto. In quelle divisioni il livello è alto, ma seconda stagione non sono un player da quarta, quinta divisione io. Cioè, non per peccare di presunzione, ma mettetevelo proprio cioè in testa. È Konami che capisce che ho delle abilità e mi sta castrando per farmi stagnare lì, per farmi, boh, non lo so, incistare. Bon, vediamo se ci salviamo per la terza volta di fila. Io mi sto iniziando anche un po' a rompere il cazzo, eh. Ho capito di fare la presa di coscienza, però, cioè, ti rughi il cazzo a giocare così. Cioè, io mi rugo il cazzo. Non me ne è fatto un cazzo di portare contenuti sul canale, ok? Grazie che vi iscrivete, ma io mi rompo il cazzo. Perché non gioco io? Andiamo a farci l'ultimo. Anzi, no, niente, niente, niente. Boh, stacco il. Mi sono rotto il cazzo. È inutile. Perché tanto. Bene che va, rimango qua, male che va, retrocedo. Quindi. Niente, ragazzuoli. Con questo chiudo il video. Un saluto a tutti dal vostro Alebbene86. Alla prossima con un nuovo video. Domani mi giocherò.
Domani, sì, faccio così, domani magari mi gioco l'ultima partita qua per vedere se mi salvo o se devo retrocedere. Ciao ragazzuoli.